punto di vista mio di sviluppo e di squadra. Poi domande per su 35-36 partite, 10 volte non c'era nessuna domanda e si andava via perché gli bastava quello lì. No, non lo so. Secondo me ci sarebbe da prendere, ecco. Però. Però se non parlate bisogna andare via davvero. E sei ancora più convinto che con 3 vittorie l'Inter andrà in Champions? Non sono ancora più convinto, è la stessa cosa. Ne abbiamo vinte una, ne dobbiamo vincere altre 2. E poi ragazzi, io la vedo da un punto di vista mio, io bisogna che ragioni, che parli con la mia squadra ogni tanto e che dica qualcosa. Voi dategli la considerazione che vi pare, però io rimango convinto di questo. Ecco. No, volevo chiedere se metaforicamente ovviamente sarebbe disposto di fare anche lei una colletta per trattenere la figlia, che mi sembra un giocatore che sarebbe un peccato mortale perderlo per l'anno prossimo. Secondo me bisogna stare attenti, perché poi quando si considera tutto, Rafinha è un buon calciatore, oggi ha continuato in quella crescita che ha evidenziato fin dal momento che è arrivato, perché all'inizio la squadra è stata brava a sopportarlo anche in determinate partite, perché aveva quel problema e non era in condizione, qualche partita l'ha fatta bene, qualcuna. È chiaro che se ti vuoi riferire a quel fatto che quel tipo di giocatore lì è ciò che mancava un pochettino all'Inter, in quello che sono state le nostre chiacchiere, è la verità. Però poi sono discorsi che vanno fatti in fondo e che vanno fatti bene, perché sennò si rischia di rifare la confusione se fatta all'inizio dell'anno scorso. Ecco, noi abbiamo dei paletti, abbiamo delle possibilità che hanno uno stop, perché se dici limitate poi viene usato male, ma che non sono illimitate, arrivano fino a un certo punto, per cui c'è da far quadrare poi tutti questi discorsi qui. E la cosa di Rafinha va ad essere messa dentro queste valutazioni, insomma, ecco. Altre domande? Prego, Corriere della Sera, c'è qui davanti. Buongiorno mister, volevo chiedere questo: nell'ultimo periodo l'Inter spesso straborda, cioè spesso? Straborda, 4 gol al Cagliari, 4 oggi, rispetto diciamo al primo periodo dell'anno. Ok, la squadra va meglio, si conosce di più, ma cosa ha trovato in più nell'ultimo periodo, oltre Rafinha, oltre insomma aver recuperato giocatori? Secondo ha già fatto un grande primo tempo sotto l'aspetto del prendere in mano la partita e diventare padrona del gioco, ha fatto una grande gara, perché poi fai correre a vuoto gli altri, ti viene la possibilità, o perlomeno hai la possibilità di azzardare qualcosa di più importante nella ricerca del gioco, la palla viaggiava velocemente, c'è questa piccola cosa che dava vantaggio all'inizio, perché avevamo tutti e 3 giocatori molto tecnici. Quando si parla di tecnica oggi, Rafa, Borca e Broso sono 3 calciatori che nello stretto, per cui quello ha sicuramente aiutato, perché era già successo un'altra partita dove poi l'esito era stato lo stesso, cioè che avevamo vinto bene perché si era gestito bene la palla. E quello ha aiutato, però secondo me poi è in generale che la squadra è cresciuta da un confronto da quello che era anche all'inizio di campionato. Si vede quando fa queste aggressioni forti, quando dà queste vampate di ripartenza, quando aspettano tutti, quando si salta addosso tutti, la squadra
è sempre in movimento, la testa è sempre pensante, per cui il pubblico è l'ago della bilancia, perché gli interisti l'hanno visti, quello che diceva alle televisioni, non so se l'avete sentito, se non lo ripeto, ho detto che gli interisti li hanno visti, i calciatori forti, gli allenatori forti, hanno vinto le coppe importanti e sanno qual è la strada corretta. Oggi io di applausi ne ho sentiti tanti, insomma, anche quando non siamo riusciti a finalizzare l'azione, però ci sono state molte cose che loro hanno apprezzato da un punto di vista di comportamento di squadra, e secondo me è stato giusto poi rendergli merito a questi calciatori che hanno fatto quelle giocate in questi momenti della partita. Davanti, prego. Sono partito forte anche ieri perché c'ho loro che mi danno la possibilità di entrare e dire: se si vince tre partite, la prossima si vince, la prossima si rifà, perché si allenano in una certa maniera e ragionano poi in maniera corretta, hanno il ghigno quando vengono ad allenarsi e non si lasciano un po' depistare da quello che può essere un momento di vantaggio o una difficoltà da superare. Ti faccio vedere che è così, per cui secondo me questo è un lavoro che è sotto gli occhi di tutti e che per certi versi è stato portato a casa. Poi è chiaro che se gli dici che devi arrivare davanti a quelle altre squadre e devi arrivare in Champions, bisogna vedere se ci si arriva, e può darsi anche di no, però il lavoro è stato fatto, insomma, ecco. Ultimissima qui davanti. Eccoci, buongiorno mister. L'Inter ha fatto una grande partita, però che Udinese ha trovato? Sicuramente molto diversa da quella che aveva vinto a San Siro, e adesso rischia la B. Le chiedo un suo giudizio, sia sull'Udinese che sul fatto del rischio. Secondo me nella rischia. La rischia, se è continuata a dir così. Secondo me non la rischia perché ha una squadra forte, perché ha delle partite. È chiaro che lo stesso discorso che si faceva una settimana, se dietro ci si porta sempre quello che si è vissuto e che ormai siamo quelli lì, voi ce la tirate dentro. State tranquilli e ce la fate.